Ma si è fondamentalmente obbligati ad accettare il concordato preventivo se hai una partita IVA? Cerchiamo di fare qualche riflessione su questo tema perché è importantissimo. Sono i giorni in cui se hai una partita IVA devi decidere se accettare o non accettare questo accordo con il fisco. E attenzione, riguarda tutti. Quindi, se hai una partita IVA, fermati a guardare questo video perché non è una cosa che uno dice: ma io ho concordato preventivo, no, ho una partita IVA normale. Qualunque sia la tua tipologia di partita IVA, quest'anno, nel 2024, c'è questa novità, dovrai valutare questo eventuale accordo con il fisco che potrebbe, attenzione, te lo preannuncio, portarti a pagare meno tasse, meno imposte rispetto a una situazione classica in alcuni casi, in altri casi invece potrebbe essere un qualcosa di molto molto pericoloso, quindi andresti a pagare più tasse. Quindi mi raccomando, guardati bene questo e gli altri video sul concordato preventivo che ho fatto perché è molto molto delicato. Detto questo, il punto che cos'è? Cosa succede se non si accetta questo accordo con il fisco su tasse e redditi del 2024 per chi è in forfettario e 2024-2025 per chi non è forfettario? Ci si porta in casa il controllo e quindi per forza bisogna accettare? No, no, attenzione, non fate, a mio modo di vedere, questo errore se non avete nulla da nascondere. Quindi, se voi dichiarate tutto, se siete a posto, se non avete problematiche di evasione, di nero o di tutte queste cose qui, prendetevi il vostro tempo per ragionare bene sul concordato preventivo. Non siate forzati a accettare. Perché uno dice ok, per i controlli, perché se no rischiate veramente in una situazione in cui uno dice io non ho nulla da nascondere di pagare più tasse, più imposte più correttamente rispetto a quelle che dovreste pagare senza questo accordo. E non ha senso, non ha senso, perché uno dice nel momento in cui sei in una situazione in cui dici io rispetto alla proposta del fisco, all'accordo del fisco, penso di fare ragionevolmente meno, molto meno, non c'è nessun senso di accettare l'accordo con l'agenzia delle entrate. Tanto io lo spingo e vedete che faccio dei video in cui dico: guarda, che se pensi di fare di più nel 2024-2025 rispetto al passato, valutalo bene e accettalo perché può essere un'opportunità per pagare meno. Non ce ne sono tante di opportunità per pagare meno tasse e meno imposte. Quindi, quando ci sono, perché non sfruttarle? Ma se prevedi di fare meno, per tutta una serie di motivi, perché non sai quanto lavorerai, se ci sarà recessione, se avrai gli stessi clienti, se ci potrebbero essere problemi vari, cioè se tu dici guarda, io 2025 prevedo di fare meno rispetto a quello che mi dice l'Agenzia delle Entrate, serenamente uno dice guarda, no, no, perché tanto non ho nulla da nascondere. Quindi sì, hanno detto che si verrà inseriti in liste selettive di controllo, quindi ci sarà più probabilità di essere controllati rispetto a una situazione di accordo con il concordato preventivo, anche se non è che se vi accordate con l'agenzia delle entrate nel concordato preventivo, uno dice ok, qualunque cosa succeda, non vengo controllato. Non è così, non è così. Quindi tanto non bisogna stare tranquilli nel momento in cui lo accettate da questo punto di vista, tanto non bisogna avere paura di rifiutare l'accordo con il fisco, il concordato preventivo, solo per il rischio controlli. Perché se non avete nulla da nascondere, poi se siete in forfettario, uno dice: ma cos'è che c'è da controllare? Si tratta di un controllo in cui uno dice: ok, queste sono state le fatture emesse, questi sono stati gli incassi, nero non ce n'è, io sono a posto e ve la cavate così al massimo con una perdita di tempo, meglio, non perdita di tempo, dovete investirci del tempo, voi e il vostro commercialista. Quindi quello è l'unico pensiero di dire: ok, ma nel momento in cui viene il controllo dell'Agenzia delle Entrate, potrei dover utilizzare parte del mio tempo per far vedere che tutto è a posto. Ma se tutto è a posto, uno dice: non rischio niente, soprattutto, lo ripeto, se avete una partita IVA forfettaria o comunque una partita IVA individuale con poche movimentazioni. Questa è la mia idea, però scrivetemi la vostra nei commenti, i vostri dubbi, le vostre domande su questa novità per tutte le partite IVA. Nuovo concordato preventivo.